cazzo è vero? Oh, mi scusi per il cazzo, oh merda. Beh, allora, per me è stata una sfida avvincente, nel senso partivo da un qualcosa che era stato comunque un piccolo caso e non ho avuto imposizioni di alcun tipo e mi hanno lasciato libero di rivederlo nella modalità che mi piaceva di più. In più la storia è così diversa che tu puoi vedere il secondo avendo semplicemente un'infarinatura di massima, quindi per me è stato molto divertente. Non so la signorina che risponderà sull'italiano però. No, infatti sono stata fortuna perché ho avuto un bravissimo regista che ha insistito sul fatto che dovevo avere un coach, e un coach bravissimo che si chiama Mario, che mi ha fatto veramente lavorare molto sulla musicalità italiana, che è molto diversa di quella francese. Quella francese parliamo, è molto lineare, gli italiani parlate con le mani, siete molto più si canta in italiano, e quindi la musicalità era dura per me. Tu da chi scappi? Da uno che mi vuole sposare. Fatti i fatti tuoi, andiamo, andate via. Sì. andiamo. Perché mi segui? Beh, facciamo la stessa strada, anche tu scappi da un ex che non si rassegna, no? Fuggiamo insieme? No. Senti, non sono qua per rimorchiare. Senti, amo la pizza, ascolto gli After Hours e mi piace vivere all'italiana. Poi questa commedia Lezioni di Cioccolato 2, che esce l'11 di novembre, andate tutti a vederlo, è una comicità più... Non so, mi sono sentita più vicina. Questa lo capita meglio, sì, di più, capita meglio. In realtà diciamo la verità che non, lei non fino a che il film di Checco Zalone non è uscito non aveva capito neanche non una delle battute. È vero, questo è il dramma, è vi garantisco che le ho, vedendo il film col DVD, mettevo stop e play e le spiegavo le battute. E lei ha riso del suo film ad un anno di distanza. È vero! No, è verissimo. Prima che sposa io, come te, tanti capelli, tanti femmine. Tutti mi chiamano John Travolta di Cairo. Beh, siamo ritrovati come il primo giorno siamo visto. Con il stesso amore che abbiamo, cioè siamo partiti 4 anni fa, siamo visto dopo 4 anni e era come... Sì. Non era cambiato niente, erano sì. Solo leggermente cresciuti, se si può dire invecchiati purtroppo, a me sono venuti un po' più capelli bianchi, lui ne ha persi ancora un po' di più, però devo dire che insomma l'alchimia che c'era tra di noi si è ritrovata sì, subito. Sì. John Kamal. Sì? Certo, hai visto un segno del destino proprio. Di là non c'è uno cliente. Che c'è? Di là c'è una ragazza che ha tanto, tanto, tanto bisogno d'amore. Sì? Sì. John Kamal al lavoro. Leone. Sì. E l'amore anche, che l'amore and hate, what's hate? Odio. Odio e l'amore sono due cose molto similari qua. Non si possiamo solo odiare qualcuno, si l'amio anche. Ma hai detto una cosa profondissima. Oh, grazie. Beh, se non fossi egiziana adesso proverei a baciarti. Questa è discriminazione. Ma come, non me l'hai detto tu? No. Ho detto che era razzista non provarci perché sono egiziana. Ora ci hai provato e ti dico no. E perché? Perché se ti baciassi ora sarebbe un bacio così, senza luce, di quelli che dai alle tue amiche. Lo so che tu ci provi con tutte. Non sei razzista. La realtà risolve le questioni molto più in fretta della finzione che cerca di raccontarle.
si aggiustano le cose, si aggiustano in modo molto, molto naturale. Sono delle difficoltà, ci sono paesi come la Francia, Nabia parlava della Francia, insomma, in cui il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno già più metabolizzato per questioni di tempo, di tradizioni, di retaggio culturale. In Italia si è leggermente indietro, però se oggi vai su una qualsiasi scuola elementare, ormai su 30 bambini la metà hanno nazionalità diverse, insomma è una cosa a cui serve solo del tempo per sedimentare, le diffidenze iniziali sono già state belle superate. Perché disturba me? Ascolta gli After Hours e tu mi fai andare in giro a cantare in arabo vestito come Tony Dallara, eh? Don Egitto vuole tanta poesia. Stava con un DJ, pensa alle rime che facevano. Il fatto è che con la scuola del cioccolato, non lo so, era nato un nuovo Mattia, uno che aveva dei valori, che credeva nell'amore, nella qualità edile. Poi Cecilia mi ha lasciato. Il lavoro va male. Il nuovo Mattia che fa? Mi aiuta a bitumare. Mattia fa il lavoro che avrei potuto fare o che avrei dovuto fare se non fosse successo tutto quello che è successo, che a me è una famiglia di imprenditori e lui lo è, e come me si è imbattuto magicamente in qualcosa che l'ha travolto e l'ha appassionato. Per lui è il cioccolato, per me è questo mestiere. Quindi questa è la macro dinamica di vita per cui potremmo essere in qualche modo accostabili, e per quello che me lo rende simpatico, perché alcune lo capisco bene, insomma, una persona che capisco. Noi non facciamo cioccolatini, ma piccoli incantesimi. Le posso dare qualche consiglio? No. È la classica donna scarabeo. Corazza fuori, tenera dentro. Ma come fa? Come fa? Chi li conosce pure la donna scarabeo? Scarabeo. Oh, sì, scusi, Eminenza. Sì. Ha detto TVN? TVN. Non farsi fare... TVN. Altre? Sì. Uno, due, tre. Ciao TVN. Ciao TVN. Television. Television. Amici. Grazie per ascoltare. Cima. E l'11 novembre, lezioni di cioccolato 2. Buono? Sì, non discreto. Discreto? Discreto. Sì, dai. Chi va a raccomandare a voi?